che siccome non c'era altro modo di venire, siamo andati oggi in macchina di 6 ore. Erano cominciate da 2 settimane le riprese. Io e Claudio siamo venuti qui e durante le riprese dicevo: Claudio, boh, ma sto film. Mi sono cominciato a avere dei dubbi sul film, ma dei dubbi brutti. Io dicevo: guarda, io non lo so bene. È stata una giornata in cui ero un po' strano. E lui mi ha detto: no, boh, però non ero manco convinto. Io dicevo: no, secondo me. Boh. Ecco, diciamo che sì, non mi ha molto rassicurato. Però tornare qui un anno dopo a prendere il nastro per la miglior commedia e soprattutto per Claudio, per il lavoro che ha fatto su questo film, credimi, è proprio una gioia che faccio fatica. È veramente importante per me in maniera particolare, perché lo dico con grande orgoglio, è il primo nastro e ci tengo tantissimo, lo metto vicino a quelli di Francesca, così Francesca faccio la figura pure io. No, c'era una sfida, allora mi mancava. Abbiamo lottato anche contro tutto e contro tutto, e finalmente ecco la Paola Cortellesi, che è mostrata essere una grandissima artista. Voglio dire che questo premio rappresenta Taormina, la centauressa, è creato dalla gioielleria Le Colonne di Alvaro Correnti. Ed è un bellissimo oggetto, c'è anche vino. Anche perché io voglio dire una cosa, che il premio Manfredi è un premio che non a caso abbiamo riportato a Taormina, perché Erminia ha una domanda sul canale, quindi sono molto affezionata, sì, primo premio così, che mi ha fatto sentire che avevo fatto forse la scelta giusta nella mia vita, quindi sono molto contenta di scegliere questo premio. Guarda, io sono molto contenta perché quest'anno ai nastri, devo dire che si è parlato molto di Napoli, dei film in concorso, comunque sembra che appunto questa scelta forte, non solo sull'idea che hai vinto molti premi in questo film, e premi importanti stai vincendo, ma vorrei che mandassi un saluto anche a Giulia Lazzarini, che abbiamo già premiato senza me. Beh, scusate, ma qui se ne fanno tutti, va bene. Eccoci. Bene, ma abbiamo chiesto a Luca di rimanere con noi, perché adesso è il momento del premio Guglielmo Piraghi. No. And I care about this world of film. I've lived around it for many years and it's very special. And thank you, I'm sorry I do not speak Italian. I should be saying this in Italian. Allora, abbiamo capito tutti benissimo. Sì, abbiamo capito. Sono qui, thank you, Douglas. And thank you for being here with us. Very happy to be here. Yes. 50 years ago you were here. Yes, I was actually 50 years ago, I think it was. 50 years ago I was here at Taormina. I want to say something to you tonight. You've come a long way. It was great then, but it's even better tonight. This is the best Taormina film festival I've ever seen. It's just the best. Allora, avete capito tutto? Era qui a Taormina 50 anni fa, avete visto quelle foto meravigliose, le foto della dolce vita italiana, di tanti personaggi, ma quella indimenticabile foto di Marilyn Monroe, lui l'ha scattata, che aveva credo 27 anni, si è trovato per caso a scattare questo servizio, no per caso, aveva avuto un incarico da una rivista americana e ha raccontato che Marilyn ha fatto tutto, dicendo: mi serve del suolo, mi serve una bottiglia di champagne, ed è nato uno dei servizi più incredibili del mondo, un servizio meraviglioso. Now coming here for you, Cristina Lucchini, direttore di Glamour, perché non potevamo che chiedere a una collega che non è una giornalista cinematografica, ma è la direttora di un giornale Glam, di premiare Brava. Per fare una cosa. Da solo e poi con Valentina. Fai una foto con Valentina, ma che ti ha premiato. Una foto. Ciao Giovanni.